Allora ragazzi, ci siamo? Ci siamo, sto dando un'occhiata qui se tutto va bene come al solito. Facciamo le cose con calma, tranquillamente. Ok, fatemi spammare un po' a destra manca. Allora ragazzi, intanto benvenuti, sono Mati Mars. Oggi per la prima volta col felpino leggero che comincia a far freddo. Allora, oggi famo FIFA, come potete ben notare, FIFA facciamo l'ultimate team. Io oggi vorrei spacchettare con voi, magari più tardi lo faremo, non subito. Mi piacerebbe subito, che meglio. Ah, poi vi devo far vedere anche la squadra. Aspettate un po', che non so se vi ricordate l'ultimo gameplay che l'ho fatto un po' di tempo fa. Avevamo praticamente qualche bronzo, parecchi argenti, forse qualcosa di oro ma poca cosa. Adesso abbiamo tutti oro, sono insomma abbastanza buoni. E faccio un po' vedere. Allora, vediamo un po', eh. No, allora, abbiamo Jonas. Sì, ok, intanto gli ho messo una forma fisica non volendo, perché ragazzi ho cambiato il joystick oggi praticamente, perché è un joystick mio vecchio. In 3 giorni ho cambiato 3 joystick. Avevo un joystick mio vecchio vecchio che non aveva, aveva i numeri al posto dell'A, della B, della X, della Y, non aveva i numeri, quindi è stato un casino. Poi dopo sono passato a quello della PlayStation 4, che è di mio nipote, però poverino lui ce n'ha uno solo, quindi l'ho usato un giorno solo, perché poi diciamo, mi è arrivato il mio joystick dell'Xbox che ho preso, quindi di nuovo un'altra volta cambia per la terza volta, ho impostato tutti i tasti, quindi sto imparando. Allora, praticamente abbiamo un 83 in attacco brasiliano, poi abbiamo, vabbè, Kaká 80, e devo dire che 80, magari c'è anche qualcuno che ha un overall più alto, però 80 io con questo Kaká mi ci trovo benissimo, non sbaglio un passaggio. Ragazzi, fatemi vedere. Riesco a vedere la chat dal mio secondo monitor, che non è un monitor ma è un tablet. Però ogni tanto bisogna cercare le cose perché se no non le trova. Le volte me le trova al volo, delle volte no. Va anche capito il tablet, eh. E anche lui è particolare. Ok. Ah, Cipri, ciao! La carriera la faccio domani. Oggi faccio l'ultimate team, perché faccio un po' di spacchettamento, che c'è un po' di cose da spacchettare, e approfitto e lo faccio in live. E domani faccio la carriera, e anzi la carriera siamo, se non mi sbaglio, terzi e secondi, se non mi sbaglio, in carriera col Bari. E mi sembra siamo contro il Salerno domani. E poi stiamo contattando anche giocatori nuovi, nuovi, perché siamo un po', diciamo, bisogna un po' svecchiare, perché abbiamo degli attaccanti da 38 anni, non si può. E abbiamo anche della gente che sta andando su, ma ho scoperto ieri sera, ho scoperto che un certo Tello, che stava andando su a steoppettata, faceva anche dei gol, nonostante era centrocampista. E prestito, quindi bisogna guardare anche quelle cose lì. Io non me ne ero accorto, ero tutto bello contento, niente, in prestito, quindi non vorrei neanche appena tirarlo su, perché poi dopo se ne va. Quindi vabbè, parentesi chiusa. Allora, questa è la formazione dell'ultimate team. Ho preso Kakà, ottimo, e io un giorno, se riuscirò a proposito a prenderlo nel Bari, Kakà ce l'ho un filo, forse quando sarò in Serie A fra una migliaia di stagioni. Poi abbiamo questo 77 CC, poi abbiamo un altro brasiliano 81, sempre centrocampo, abbiamo l'82 Kovacic, si chiama lui, che l'ho pagato 5.000 monete, ragazzi, l'ho pagato, e sono stato abbastanza dietro, dalle 5.000 alle 6.000 monete, meno non l'ho trovato. Sto dietro un paio di giorni. Poi abbiamo l'81 del Milan, 82 DC, 81 del Milan TS, poi l'82 DC,
88 voi li conoscete, anche se non vi dico nome, li conoscete molto meglio di me. 80 DC del Brasile, poi abbiamo l'80 TD e il portiere argentino 83, che c'è di meglio, perché ho visto anche un italiano di Overola 87, mi sembra era difensore, però costa tipo 20.000 monete, ragazzi. Io qui l'unico che cambierei è lui, il 77 CC, perché sicuramente si può trovare di meglio. Un sostituto per lui, perché mi sembra che DTD non ne ho altri. Qui ho svariati attaccanti, ho persino Falcao, che forse sarebbe meglio metterlo al posto di un brasiliano, qua di uno dei due, però il problema è che di intesa ciò mi scende parecchio se metto Falcao. 70, 76 era. Allora, pacchetti oro, andiamo, va. Allora. No, devo andare ai miei. Allora, scartiamo. Ah, abbiamo tre argento adesso, che vengano fuori i funghi. Allora, spacchettiamo quello più ridicolo, bronzo. Portiamo dal più basso. Poi vediamo gli altri piano piano. Allora, questo CC58 Svedzen. Ok, che non mi serve a nulla, però lo vendo, 200 monete me le prendo. Poi ci dà questo 62 Torres. Sono tutti che per, voi fate conto, un 150, 200 monete l'uno si vendono. Insomma, sono 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Non sono male, 160 monete. No, 1600 monete, 1600 monete a 200, perché comunque vedo che le metto 150, 200, vedo che le persone per 50 minuti non aspettano, le comprano subito. Poi abbiamo Fosgaard 63 ED. Un altro ID 62 Gauber, attaccante 59, attaccante 55, COC 54, 52 DC, voilà. Poi abbiamo allenatore, questo è un altro allenatore, no, questo è contratto allenatore, questo non lo so. Poi abbiamo contratti giocatori, vabbè, bronzo, contratto allenatore, ok, allora questi sono allenatori, ok. Poi forma fisica, allenamento giocatore, qualche stemmino carino si può anche trovare. Questa bellina, questa divisa qui non è male. E il pallone, va bene, tutta roba che è vendibile. Allora, noi li mandiamo tutti al club, via. Poi facciamo argento. '68 Merlini. Questi non ho capito che cosa sono. Dribbling più 5%. Poi contatti i giocatori che a me servono, perché non ne ho più. E forma fisica giocatori, quindi ce ne ho un pochino. Però non mi ha dato quasi niente. Via tutto. Poi argenta, perché sono un argento normale, io ero abituato a quello maxi, gli dava un pochino di roba. Poi abbiamo COC Berry 67 tedesco, non mi serve, però i contratti sì. No, i contratti mi servono, li mandiamo tutto al club. Poi apriamo quest'altro argento, CDC 67 blu, non ne conosco manco uno, è Bulov, no, Bulov. Poi contatti giocatori e questo pallone che è carino. Ah, che ho tutto.
Ehi, oddio. Al club. Poi, adesso apriamo il pacchetto oro, maxi. Maxi, speriamo bene, ragazzi, incrociato di vita. Poi ripeto, ragazzi, se volete lasciate un messaggio, scrivete il vostro nome, io dedico gli spacchettamenti a chi vuole, sperando che mi porti fortuna. Andiamo a vedere. Shakira. È il fratello di Shakira questo. 82 ED esterno destro, non è male, lo potrei anche utilizzare. Poi abbiamo un 77S, un 76 che si chiama Jones, 76 figlio de bagason, 76 75 Ciuci Mazza che nappa Diaz Young 75 e di 69 Dope Diarra DC Vitello e Delictas come è che 65 attaccante per più 5% busto contratto giocatori ottimi che mi servono tutti, anche quello da 28 ottimo contratto allenatore forma fisica stile intesa mi serve campionato allenatore scott premium, questo non so che cos'è campionato allenatore, poi lo vedrò, non vorrei far casini. Vediamo questa magliettina qua, la divisa, questa carina, me la potrei anche, però c'ho quella dell'Octoberfest che è incedibile, è meravigliosa, e anche questa carina della Red Bull blu e gialla, molto bellina. Intanto per ora invio tutto al club. Ragazzi, considerate che tutta sta roba qui si può anche vendere, eh? Quindi si fa dei bei soldarelli. Premo l'ultimo. Digne 79. Pensavo che mi dasse qualcosina di più. Chisse CCTS. Chisse. Cioè il TS mi servirà, no, terzino adesso che non ho il sostituto. Chisse CC del Milan addirittura. Chisse, scusate la pronuncia, no, io non ne conosco manco uno perché sono. I calci sono estremamente ignoranti, ragazzi. Quindi 75S Nakulm. Questa conoscevate manco voi, eh? Poi 81 attaccante, potrebbe essere buono 81. Kramaric 79 attaccante Gomis, francese. Song 77 CDC 76 Civelli argentino. Mi sa che Civelli ce l'ho. Possibile che ce l'abbia già Civelli. 66 AD Mustacchio. Italianissimo si vede. Poi Premier League contratto 7 3% di FF, non so che cosa sia. Poi contratti giocatori un 28 ottimo allenatore forma fisica testa buono mi serve modificatore ruolo SS per il momento mi serve campionato allenatore devo capire che cos'è lo stemma Ungheria no perché devo volere lo stemma dell'Ungheria la divisa di San Lorenzo no divisa Huracan e sblocca 1000 crediti a gratis così riscatto oggetto buono, non lo sapevo mica che esisteva una roba del genere. Allora, questo li inviamo tutti al club. Ok. Allora, lo spacchettamento ragazzi l'abbiamo fatto. Sinceramente, potrei anche prendermi un pacchetto oro premium, ma 7500
è un po' tantino. E poi non è che ti dà più tutto sto granché alla fine. Allora, mi sembra che non è uscito niente di rivoluzionario per la mia rosa, io credo. Però abbiamo un sacco, vi faccio vedere anche, no, vi faccio vedere anche quello con il club. Allora, abbiamo Neor 92 come portiere, che penso sia uno dei massimali. Neor, che 92 di overall è il massimo. Purtroppo non riesco a rinnovare il contratto, molto probabilmente perché non è mio, perché mi sembra che non l'ho comprato, l'ho trovato, quindi non so come mai non riesco a rinnovare il contratto. Se noi, ma qui mi esce solo scarta, guarda qui, poi proverò, ma non sono riuscito a rinnovare il contratto. Poi Falcao, Zonzi, un altro buono, 83 CDC, 83 Jonas, quello che abbiamo usato, portiere Rulli in sostituzione di lui, finché non riesco a capire se posso rinnovare il suo contratto o no. Poi Kovacic, 82, quello che abbiamo pagato 5.000 monete, tantissimo. Poi, ok, Rafina, Shaqiri, quello che abbiamo trovato adesso, che molto probabilmente Shaqiri gli troverò una posizione, forse l'unico. Poi 81 Rodriguez, Smolinkov, tag mitico Kakà, ecco Kakà, anche se 80 merita, è che se trovassi un 85 io lascio Kakà, perché a parte mi fa tanti gol ma poi non sbaglia un passaggio, ruba un sacco di palle, veramente secondo me è uno dei più attivi nella squadra alla fine. Poi Digne, Quintero, che segue l'abbiamo trovato prima, Nocoluma l'abbiamo trovato prima, Caramiche pure questo, Sydney, Belouzoglu, Promise, Assolata nel dubbio, Otemai non mi, ecco, Otemai è quello che voglio cambiare, che non mi convince, Iones, Song, Rulli, Civelli, se ero convinto adesso è già sto Civelli. Poi ragazzi, qui andiamo a scendere un po', tutto argento e bronzo, abbiamo anche qua un po' di oro, abbiamo Adriano, però Enrique Neto, poi basta. Comunque abbiamo anche tanta robetta da vendere, oltretutto. E io volevo cercare anche consumabili, oggetti club, volevo dare un'occhiata ai consumabili. Modificatore ruolo, ecco, questo è campionato allenatore, questo non capisco che cos'è, poi non vorrei sprecarlo per nulla, voglio capire bene prima che cos'è, mi voglio informare, perché poi sono bravo a sputtanare sempre tutte le cose. Poi contratti da 28, abbiamo 3, che anche questi valgono un bel po'. Contratti allenatore da 28-1, modificatore TS ASA, ASA, e forma fisica, stile, ecco questo. Ah, questo aumenta la finalizzazione, questo l'intesa, ah no, anche questa è intesa, ok, quell'intesa le userò quando la squadra è definitiva. Poi abbiamo altri contatti giocatori, ok, qualcosina in più, pensavo sinceramente più con tutta la fatica che ho fatto, perché poi ho il torneo precedente che abbiamo giocato adesso, praticamente l'ho preso iniziato, la squad battle, l'ho preso iniziato e quindi ho anche faticato per arrivare dove sono arrivato e prendermi quei due per fare questi due spacchettamenti di premium massimo, ho anche faticato perché era già iniziato, sono partito tardi, stavolta invece sono partito insieme a tutti, quindi vedremo dove arriverò. Però sinceramente pensavo che ci fosse un pochino più di roba, bisogna prendere quelli leggendari a questo punto. Poi io volevo fare anche una cosa, no, perché sbaglio sempre il tasto, maledizione, accidenti al joystick nuovo. Allora, io volevo, qui mi sembra che come squadra ci siamo più o meno, io però volevo cambiare, a me lui non mi convince, e c'era anche, vediamo un po', lui lo vorrei levare sinceramente, vorrei mettere un brasiliano, perché questo alla fine sarebbe un team brasiliano, anche se poi non è, perché poi non è,
però 74 di intesa non è che sia proprio il massimo. No, però scambio giocatore no, perché io mi sembra nel club non ho niente di migliore. Oh, il 76 è preso ora. Che si è? Che lo potrei provare prima non da spendere i soldi. Ok. Ma te mai dovresti andare 76. Però io voglio vedere se c'è un qualcosa di veramente veramente forse c'è tipo un 84, vediamo un po'. No, allora però aspetta, perché voglio CC e nazionalità per il momento lasciamo così. No, perché mi ha cambiato. Ok, nazionalità per il momento lasciamo così, che voglio vedere un po' in generale. Allora abbiamo questo 84, che già sarebbe ottimo per me. Ah, addirittura? Ma quindi non ho capito, è più forte o è la stessa cosa? Ok, mi sta vibrando il joystick che sta finendo. Basta, va bene, dai, usciamo da questa. Allora, abbiamo, vabbè, qui 700, mamma mia, soldi che ci vogliono. 82 ma senza contratto. E quanto vorrebbe? No. E se voglio cambiare per qualcosa di veramente forte. Però si potrebbe fare una squadra mista Brasile-Portogallo, che tanto parlano tutti e due il portoghese. Quindi si potrebbe anche fare. Joao Mario 83 non sarebbe male. 5-9, tanto però 5-9. Ci si è, perché ci si è? Mi me l'ha dato ora, mentre qui c'è sempre lo sfondo nero. Allora, 83, sempre lui, 5.000, 12.000, mamma mia, come picchiano però. Però una, sì, una rosa Brasile-Portogallo non sarebbe malissimo. Credo che l'intesa sarebbe buona. 86, 35.000, mamma mia. Come picchiano loro qua. 81 no. Per francese mi... Abbiamo Allan, ma 80 non mi piace. Poi 77 velocità, 78 dribbling, tiro 64. Che va bene, difesa. 83, c'erano 83. Torno indietro. 144, 134. È un milione. E ha messo 999, 999.000, perché chi volesse risparmiare così un centesimo. Tante volte ci sai, faccio l'affare, lo prendo a 999.000. Oh, 88 pure questo però, eh? 134, 86. Ecco, a me interessava Verratti. Perché ha 87 di overall. Non è un, ma anche se non è una carta leggendaria, a parte sta finendo, ma non lo compro ora. Ha una carta leggendaria. Cioè, non è una carta leggendaria, però 87, ragazzi. Il problema è che io di italiani non ho nessuno. Mi scende da morire, a parte che vabbè ce l'ho bulgaro lì, quindi penso che sia meglio italiano che bulgaro come intesa. Pizzi 82. La danno a 3.000, cioè che 3.000 per un 82, anche se un centrocampista non è tantissimo, ci si potrebbe anche stare. Buonaventura 7.000 mi sembra tanto. 89, chi è questo 89? Modric 156.000, 89 ragazzi,
Mamma mia, che colpacci sarebbe. Touré, Haaland. Vediamo un po'. João Mário. Anche questo non è male, portoghese. 3.500, è un massimo di 5.700. Non sarebbe male. João Mário, portoghese. Vediamo un po', 81, no? Basso. Keita, ma Keita io ce l'ho già, Keita. 4-4, mi sa che ce l'ho già senza contratto perché era a corto di contratti prima dello spacchettamento. Adesso qualcosina c'ho, magari rimetto in campo anche qualcuno. Sì, però questi qua sono forti del Parese, eh. Sono forti. Cazzarola 83. Desailly 1.500.000. E sta andando via per 900. Come fanno a fare tutti questi soldi qua? Possibile. Io ho sudato l'anima per fare 27.000 crediti, anche se ho comprato, devo dire. Non è che mi sono risparmiato niente, però ho sudato l'anima. 84, 37.000. Se lo prende 37.000, allora prendo quello di 87 di overall. 83 Verratti, se non mi ricordo male. No, che offerta, la buona. Allora, vediamo un po'. Se non mi ricordo male il nome, era Verratti, no? Sì. Allora andiamo a vedere. Allora, Verratti, io vorrei prendere questo. L'unica cosa è che vi ho detto, italiano non c'ho nessuno, mi va giù di inteso. Io non so poi nella realtà se influisce veramente così tanto, però 87 è un balzo enorme in avanti, eh. Cioè non si parla di, forse da 80 a 82 magari posso anche preferire l'intesa, ma 87 non c'ho nessuno io 87. Allora, vediamo bene i prezzi. 25, 13.000, 17.000, 12.000, 12.000, però non ci ho offerto 13, 13, 7. 12.000 è preso bene perché vedo che sono tutti. E credo anche una cosa, ragazzi, che la gente ne compra anche più di uno per rivenderli, io sono convinto. Tipo, non vorrei che questo qua, che è offerto a 12.000, sia sempre il solito, che praticamente si ricompra per dire a 13.000 e poi magari li rivende, magari riesce a rivenderli magari anche a 20, 20 no, magari a 15. Sette, 20, 12.000 o 27.000 è veramente tanto per me. 16.000, 1.500, ma avrà sbagliato questo. Ma io qui combatto fino alla morte, ragazzi. No, ecco, e sono uscito, ma sarò coglione. Mannaggia. Aspetta, con questo joystick nuovo. Allora andiamo a ripescare 1.500, 12.000. Ragazzi, scusate, ma mi devo riabituare al joystick nuovo che ho preso oggi. E c'è i tasti praticamente differenti. Allora, bisogna se lo ripeschiamo. 1.500, eccolo qua. Allora, offro. Come si è sbagliato? Poi c'è 33 minuti, ragazzi, non è che sono qui 33 minuti. Magari guardo off camera e poi vi dico se l'abbiamo preso oppure no. Però
Secondo me sei sbagliato, perché va bene che poi c'è un'asta e il prezzo va su, eh. Siamo d'accordo, ma può tirare un altro da 1500. Io gli offro. Cioè, o veramente si ammazzano per l'asta. Un altro. E io offro a tutti, ragazzi. Se andasse bene anche solo uno, ho fatto... Ma questo è 1009. Se andasse bene solo uno, ho fatto il botto, eh. Bene, ragazzi, io tengo sotto d'occhio questi tre qua. Naturalmente non mi aspetto... ce n'è un altro. Non mi aspetto quindi... no, tra un'ora. Non mi aspetto sicuramente di prenderli a questa cifra qua. Ci sarà un'asta... accettata, sì, ci sarà un'asta, bisognerà combattere, però quanti sono? Uno. Poi non voglio offrire più perché poi finisco soldi, non posso manco offrire dopo. Sono di 1500, 1. Io secondo me non è un errore, secondo me è sempre il solito che usa questa tecnica, perché sa che gli vanno parecchio su. Offriamo anche qua allora. 1600. Sa che allora con 1500 gli vanno parecchio su, la gente ci si ammazza sopra. Potrebbe essere una tecnica, perché credo sia l'unico che fa questo lavoro qua, credo. Poi magari no, sono più persone che usano questa tecnica qui, però potrebbe essere anche, potrebbe essere anche. Però se ne vendi una a 1600, capita magari che non offre nessuno, perché magari in quel momento non ci arriva nessuno e perso un botto, quindi bisogna stare molto attenti. Va bene, ragazzi, io comunque tengo d'occhio tutta questa asta qua. Io per oggi penso che al momento concludo qui, perché tanto oggi era più che altro volevo far vedere la squadra. Abbiamo fatto due partitelle, anche se in modalità molto semplice. Vi volevo far vedere la rosa, l'abbiamo vista, gli abbiamo fatto gli spacchettamenti, l'abbiamo fatta anche se non abbiamo beccato grandi cose. La prossima volta, magari, sicuramente la prossima volta ci saranno altri spacchettamenti, perché comunque io continuo anche a fare lo squad battle, continuo, quindi sicuramente la prossima volta abbiamo altri spacchettamenti da fare. Però la prossima volta, per il momento facciamo solo giocatore singolo, perché l'online penso di non essere ancora in grado, perché sicuramente c'è gente molto ma molto ma molto più bravo di me. Quindi aspetto per fare l'online, aspetto di fare la rosa veramente fatta e finita, completa, con i giocatori squadra perfetti, quasi tutti, quasi i migliori, no, perché poi non è che posso andare a prendere Maradona, non posso andare a prendere quella gente lì, posso andare a prendere Messi, però diciamo tutti gli altri magari anche sì. E quindi aspetto di avere la rosa completa, aspetto di avere i sostituti tutti a posto, di avere la riserva tutta completa, perfetta. Quando saremo perfetti, che anche con l'intesa giusta, poi andiamo a fare l'online, perché noi tutti i ragazzi che ci vado ora e becchiamo un 5-0, un 6-0 e si va a casa, che si fa fa. Allora, per il momento faccio lo squad battle, si spacchetta insieme, vi faccio vedere le modifiche della rosa piano piano, e poi faremo anche quest'altro qua che mi aveva incuriosito, che era la creazione rosa, che è questo, e poi faremo anche quello dove mi sembra ci vogliono 15.000 monete, però adesso prima voglio terminare la rosa bene bene, poi faremo quello dove c'è da pagare 15.000 monete per entrare. Quindi, ragazzi, per il momento è tutto, spero di non avervi annoiato, e quindi ci vediamo prossima volta, può darsi anche domani sicuramente con il Bari. Ci vediamo, che sono ansioso perché il Bari sta, se non mi ricordo male, secondo o terzo in classifica e se la sta un po' cavicchiando, e c'è, diciamo che c'è, sto comprando nuovi giocatori, qualcosa ho già comprato, ho pochissimi soldi, quindi col minimo devo cercare di prendere il massimo, e sto cercando anche di levarmi un po' di zavorra, visto c'è anche tanti giocatori fermi che sono in prestito che voglio dare via, che tanto stanno nelle riserve per niente e quindi si possono dare via.
Quindi domani siamo Bari verso Salerno, sono importanti perché ancora ci siamo all'inizio, però siamo secondi in classifica, mi sembra, sotto il terzo, mi ricordo. E non voglio perdere le posizioni. Oh, Keira, benvenuta. Stavo chiedendo, purtroppo. Oggi abbiamo fatto l'ultimate team, abbiamo fatto un po' di spacchettamenti. Ho fatto un po' vedere un po' la rosa e abbiamo fatto due partitelle. Domani siamo, appunto, sto dicendo, siamo col Bari e ci sono anche, siamo secondi o terzi e insomma c'è delle buone novità, quindi ci vediamo domani sicuramente, poi magari se ho voglia anche qualcosina dopo cena, non è detto, verso le 9, 9 e mezzo, se no domani sicuro verso le 6, che l'orario del canale sarebbe 6 e mezzo, però sto anticipando un pochino perché mi trovo